La prima volta che indosso la divisa, e nel film non la indosso quasi mai perché sono spesso in abiti borghesi, ma c'è una scena alla fine del secondo film dove sono in alta uniforme e devo dire mi ha provocato una certa emozione. Il sottotitolo spiega tutto, una banda di poliziotti, è proprio quasi uno simbolo, no? I cattivi buoni sono dei buoni che devono fare i cattivi per salvare il posto di lavoro, quindi è già un concept bellissimo. E per quanto riguarda il primo film, però anche durante la lavorazione ha vinto l'amalgama di questi 10, 8, 6 pirla, cioè dico pirla in senso positivo, per me quando dico pirla è un valore aggiunto, la voglia di scherzare, di fare l'aspetto, non so se la parola demenziale è l'aspetto giusto, a me piace, poi voglio sentire Mandelli con i suoi soliti idioti, quanto gli piace la parola demenziale, a me moltissimo, sono fratello, cugino di Elio Ristoriettese, quindi quel mondo lì mi diverte molto, io sono cresciuto, anzi ero già cresciuto, ma vedendo poi la traspuntata appunto, e quindi se dovessimo veramente aver fatto qualcosa di simile, sarei felice e vorrebbe dire che potremmo andare avanti a lungo a farlo. E spero che così sia. Vorrei invitare tutti quelli che dovessero ascoltare, giornalisti, che se uno vuole dimagrire, l'ideale è vivere un paio di mesi a 40 gradi con una pancia finta, perché io alla fine sembravo Fassino. Cioè, sono dimagrito 15 kg girando Cops, perché faceva veramente caldo. E non per sembrare autoreferenziale, a me ha fatto l'innesco di Cops ha fatto venire in mente Smetto quando voglio, cioè un gruppo di esseri umani che delinquono non avendone, diciamo, le qualità. E demenziale è una parola che io amo moltissimo, come Claudio, perché ho la sensazione che, diciamo, la quantità di neuroni pro capite dei personaggi che agiscono in Cops è molto, molto bassa. E per quello che mi riguarda, e questo a me diverte moltissimo, naturalmente, e per quello che mi riguarda, io mi sono divertito tantissimo a guardare i miei colleghi mentre giravamo. E questo di solito è un buon segno, cioè io mi divertivo a guardarli tutti perché sono caratteri ben definiti e colleghi straordinari, per cui di solito la mia esperienza mi insegna che quando uno si diverte a guardare gli altri, di solito le cose sono buone. Diciamo che Maria Crocifissa vorrebbe essere una poliziotta come Margherita, ma in realtà non ce la fa. Forse uno dei personaggi che si prende più sul serio, ma poi non ci riesce perché non ne ha le capacità e forse neanche tanti neuroni, non lo so. Però la cosa che è molto divertente, secondo me, è la sua autorevolezza, nel senso che Maria si sa come ottenere le cose, è abbastanza diretta, forte e insomma fa ridere. Poi sì, fa ogni giorno un ciambellone, porta a scuola i suoi bambini con la macchina di ordinanza e detesta, insomma, cioè lo ama ma nello stesso tempo detesta questo marito che si è scelta, che è un essere così un po' un ninetto, non si prende responsabilità, grasso. Però lo ama. Diciamo che Margherita Nardelli è l'elemento disturbante, quindi mi sono divertita a disturbare, a rompere gli equilibri che questi poliziotti avevano, disturbare le loro abitudini, dal mangiare al sonnecchiare durante la giornata. L'elemento disturbante, in fondo lei arriva, deve chiudere questo commissariato e la cosa che fa è cercare di capire innanzitutto come vivono per poi sradicargli le loro regole e cercare di inculcargliene altre e farli diventare non solo una banda ma anche dei poliziotti. C'è anche un po' di Tackleberry, nel senso che sicuramente di quel personaggio ha un po' questa passione un po' morbosa, esageratamente morbosa per le armi, che è così morbosa che chiaramente fa ridere, no? Come era in Tackleberry, proprio perché è un'iperbole. Condivide anche un'altra cosa, che sono quegli occhiali da aviatore gialli, solo che lui ha la doppia cosa, per cui da aviatore gialli poi diventano anche da sole, e questa cosa di alzare e abbassare diciamo le lenti è per lui, ancora non ho capito, gli chiederò quando lo vedo se è un tic oppure lo fa veramente perché lo vuole fare. E quindi sì, c'è sicuramente un po' di Tackleberry dentro, ma lui è un appassionato di serie crime vere, di quelle che si vedono adesso, quindi lui pensa di essere un poliziotto nel Bronx, ma è ad Apulia, quindi c'è un problema. Dopo tanti anni torno a girare in Puglia e poi ho anche un po' pensato, questo
è un po' l'evoluzione del personaggio della Capagira, che dopo 20 anni, non so adesso però del mio personaggio quanto si può raccontare, perché c'ha un segreto, non mi sono molto divertito a farlo, e soprattutto con Luca abbiamo dato molto spazio anche, devo dire, a creare dialoghi, cose col personaggio di Anaconda, e abbiamo ricreato delle scene, dei dialoghi meravigliosi, e niente, non vedo l'ora di ritornarci, insomma, in Puglia. È il più omofobo di tutta la regione, è evidente. è veramente convinto che ce l'abbiano tutti con lui per qualunque cosa, cioè magari quella taglia il ciambellone ed è convinto che sia un gesto spregevole. E questo è molto bello di Tommaso, lui ha bisogno anche di dimostrare al mondo con questi suoi capelli, con questo colore ambiguo, la ricrescita, il taglio, ha bisogno di mostrare all'universo tutto quanto è proprio felice di questa sua scelta. È stato divertentissimo quando con Luca mi ha detto che potevamo fare il biondo platino, gli ho detto ma aggiungiamoci una moicana, ma aggiungiamoci una ricrescita, facciamo tutto quello che si può, il pigiama a righe dentro il commissariato dove dorme, facciamo tutto quello che si può per dimostrare che quest'uomo ha proprio fatto una scelta consapevole. Mi sono divertito tantissimo e come diceva Pietro, veramente è stato così bello che veramente verrebbe domani mattina da ripartire in Puglia, anche adesso che c'è il gelo, cioè proprio come mi manca tutto questo non si può raccontare. Un personaggio che veramente mi sono divertito da morire quando Luca mi ha proposto questa cosa, era veramente, sai, la magia in un unico personaggio, fare tante anime, tante personalità, è stato molto divertente, e soprattutto fare riso, patate e cose. Secondo me il valore aggiunto è anche, parlavamo prima dei personaggi, io vorrei parlare anche degli attori, noi, cioè, che abbiamo provenienze abbastanza differenti, anche di storie, di cifre recitative, se così si può dire, no? E insieme è un concertato, assolutamente, grazie a Luca e alla sua direzione d'orchestra, in qualche modo, no? Che riesce a far suonare tutti questi strumenti senza stonare, a mio avviso, mai. Quindi è veramente, a volte è un'orchestra sinfonica, a volte è una cosa dodecafonica, anche stonata, apparentemente stonata, cioè no? Stockhausen, che non è una parolaccia, Stockhausen, anche se suona molto bene, Stockhausen, se col gesto suona male.